Ho visto gente, ho sentito gente che diceva che non è possibile che la Luna sia stata la Luna a causare le eclissi e che in generale sia la Luna a causare le eclissi, perché dicono che la Luna non si vede. Ma l'eclissi di Sole, da che mondo è mondo, avviene quando la Luna è nuova. E mi sembra di capire che la maggior parte di queste persone che affermano che non è la Luna a causare le eclissi non sappiano neanche che cosa sia la Luna nuova. È chiaro che la Luna quando è nuova non è visibile, perché è nelle immediate vicinanze del Sole. Pensate anche alle costellazioni, che si vedono solo in un certo periodo dell'anno. Orione, per esempio, è una costellazione invernale. Questo è dovuto al fatto che Orione, ruotando più rapidamente del Sole, così come fanno tutte le stelle, periodicamente si ritrova ad essere dietro al Sole, e quindi a causa della luminosità del Sole stesso non sarà possibile vedere le costellazioni che stanno sotto, dietro di esso, e quindi Orione. La stessa cosa capita per la Luna. Non è possibile vederla in fase di eclissi, perché in fase di eclissi solare la Luna è nuova e quindi è lì, è proprio davanti al Sole. Quindi alle volte ci si lascia ingannare da ragionamenti falsi, perché non si studia, non si va a vedere che cosa effettivamente succede, qual è la meccanica celeste.